L'immagine raffigura San Francesco a bordo di una barca che parte da Ancona, Porta d'Oriente e Via della Pace, il cui simbolo è la colomba, nell'incontro con l'altro e con la natura che ci circonda. Ecco il bassorilievo posto come pietra d'inciampo alla banchina dedicata al santo, negli 800 anni dalla partenza per quel viaggio verso la Terra Santa. Si tratta di una lastra in bronzo realizzata dalla fonderia Marinelli di Agnone, tra le più antiche del mondo. Noi siamo portatori di pace e costruttori di pace per la fratellanza umana. Più che un monito è un invito ad essere nella gioia, perché dove c'è la pace c'è l'amore e dove c'è l'amore e la pace nasce la gioia. Il porto è il luogo da dove si parte e dove si viene, quindi porti aperti con l'accoglienza, luoghi dove le persone si incontrano, vivono l'amicizia. San Francesco partì da qui 800 anni fa per dialogare con un'altra religione, per cercare un punto di contatto che facesse capire come fare la guerra fosse la cosa meno intelligente possibile e che fosse invece era possibile raggiungere la pace. Abbiamo bisogno ancora, ritengo, di questo messaggio. Ancona, Porta d'Oriente, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo in qualche modo scritto, forse per la prima volta ufficialmente. Ancona, Via della Pace, perché è un altro degli elementi oggi caratterizzanti un pensiero. Usare nel nostro caso anche l'economia in maniera etica, lo sviluppo economico del territorio e lo sviluppo occupazionale. Lo spirito di accoglienza e solidarietà si riflette anche nel presepe del porto con la Sacra Famiglia in barca, allestito alla Portella a Panunzi dall'associazione Stella Maris.